Dopo la Sborni Expo dello scorso weekend, il commissario Giuseppe Sala conferma il quadro positivo della festa di inaugurazione dell'esposizione universale, che, vista da dentro i padiglioni, avrebbe superato anche le migliori aspettative. Più del previsto i visitatori giunti ai cancelli di Expo nella seconda giornata, con un'affluenza di 220.000 presenze, mentre alla vigilia dell'inaugurazione è stata toccata quota 11 milioni di biglietti venduti. Immancabile una considerazione sui violenti che il 1° maggio hanno messo a ferro e fuoco Milano, squadristi, secondo il ministro dell'Agricoltura con delega all'esposizione Maurizio Martina, che prende a prestito la definizione già usata da Roberto Saviano. Tra le molte notizie che hanno riguardato l'inaugurazione dell'esposizione universale è passata decisamente sottotono la firma della Carta di Milano, il protocollo d'impegno per il diritto al cibo che verrà consegnata ad ottobre direttamente nelle mani del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon. La Carta di Milano rappresenta il cuore dell'eredità culturale di Expo, che fa proprio un ampio dibattito che coinvolge e coinvolgerà mondo scientifico, istituzioni e società civile. Dalla ricerca di strategie atte a nutrire l'intero pianeta nasce questo documento partecipato, che richiama la presa in carico delle responsabilità necessarie a garantire il diritto al cibo attraverso l'utilizzo sostenibile delle risorse del pianeta. Nel biennio 2012-2014 sono 805 milioni le persone denutrite nel mondo, un numero pari a 13 volte la popolazione italiana, enorme eppure in forte diminuzione. Oggi le persone denutrite sono circa 100 milioni in meno rispetto a 10 anni fa e 209 milioni in meno rispetto a 20 anni fa. Al contrario, nel mondo ci sarebbero 1,9 miliardi di persone in sovrappeso e 600 milioni di obesi. Trend in aumento, tanto che la maggior parte della popolazione mondiale vive in luoghi in cui l'obesità uccide più della denutrizione. La presenza dei 174 delegati Caritas ad Expo rafforza il dibattito relativo al vero contenuto dell'Esposizione Universale di Milano, garantire il diritto al cibo. Nel mondo sono 50 milioni le persone che soffrono di povertà alimentare, 8 delle quali solo in Italia. L'obiettivo del Ministero delle Politiche Agricole per il 2015 è quello di distribuire 100.000 tonnellate di alimenti grazie al Fondo Indigenti, collaborando con enti caritativi. La Commissione europea ha autorizzato a livello comunitario l'utilizzo di 19 nuovi OGM, 3 tipi di mais, 5 di soia, 2 di colza, 7 di cotone e 2 specie di fiori ornamentali. Un'autorizzazione che include 7 rinnovi e rimarrà in vigore 10 anni. I nuovi OGM hanno ricevuto l'approvazione da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare e saranno per l'appunto 10 i prodotti biotech destinati all'uso alimentare o a mangimi, che si aggiungono ai 58 già autorizzati in passato. È stato approvato il 13 maggio al Senato il disegno di legge collegato in materia di agricoltura. Un passo avanti, ha dichiarato il ministro Maurizio Martina, verso la tutela del reddito delle imprese e una maggiore competitività. Tra le risposte concrete, la semplificazione in materia di controlli, l'inasprimento delle pene per il reato di contraffazione di prodotti alimentari, l'istituzione di un registro pubblico degli operatori di agricoltura e acquacoltura biologica. Evitare la duplicazione dei controlli nelle aziende e rendere più efficiente il lavoro degli organismi che svolgono le verifiche. Sono questi i principali obiettivi del RUCI, il Registro Unico di Controlli Ispettivi a carico delle aziende agricole. Attraverso questo strumento potrebbe essere raggiunto un risultato atteso dalle imprese da troppi anni. Semplificare è un imperativo per consentire al settore agricolo di essere più competitivo, senza però abbassare la guardia sulle necessità di tutela. Meno di 31 anni e una laurea in tasca. Sono oltre 15.000 i giovani italiani che si trovano in Australia per un'esperienza di lavoro. Secondo la denuncia del programma televisivo australiano Four Corners, molti finiscono sfruttati come braccianti nelle aziende agricole dell'entroterra, senza tutele e costretti a turni massacranti. 3 mesi di lavoro nelle zone rurali sono sufficienti ad ottenere il rinnovo del visto per un secondo anno di permanenza nel paese e questo rende i giovani italiani in cerca di fortuna prede facilmente ricattabili e disposti a lavorare in condizioni pericolose e degradanti. Il prezzo del latte fresco in Italia moltiplica più di 4 volte dalla stalla allo scaffale, con un ricarico del 317% sulla spesa media per il latte di alta qualità, che è di 1,5 euro al litro sugli scaffali, ma viene pagato agli allevatori in media 36 centesimi al litro. Nel nostro paese esiste, secondo Coldiretti, un evidente squilibrio contrattuale tra le parti che determina un abuso da parte dei trasformatori con l'imposizione di condizioni ingiustificatamente gravose.